Le foto di rito presfilata per le ospiti internazionali come Jennifer Lawrence e Natalie Portman segnano la partenza della moda a Parigi e ad aprire, come sempre, c'è Dior, con la visione precisa firmata da Maria Grazia Chiuri, che guarda alla storia della Maison tra gli anni 60 e 70, quando guidata da Marc Bohan intercettò il periodo di cambiamento con il passaggio dall'haute couture al prêt-à-porter. Così nel 1967 nasce la linea Miss Dior, con pezzi riproducibili nella qualità, ma anche un valore diverso al vestire, in qualche modo bandiera di libertà. Le gonne si accorciano, si portano i pantaloni. E allora, in passerella, in una scenografia firmata dall'artista indiana Shakuntala Kulkarni, ispirata al lavoro di Gabriella Crespi, musa e designer amata da Bohan, ritorna quello spirito, lunghi giubbotti in jeans, trench e cappotti avvolgenti, tailleur dalle gonne corte e i disegni ispirati ai foulard, oggetto amatissimo in quegli anni. Marc Bohan capisce il cambiamento delle donne e vuole vestire una nuova generazione di donne, per cui credo che rappresenta un momento rivoluzionario nella moda, perché veramente iniziano a convivere due realtà, l'alta moda e il prêt-à-porter. Ed è il nude look di una collezione del 1971 firmata da Yves Saint Laurent ad ispirare il lavoro di Anthony Vaccarello, che torna su veli e corpo in vista progettando abiti interamente realizzati con il tessuto rivisto dei collant, con top, gonne e tubi nivelati, trasparenti ed elastici, ma lavorati con le tecniche della couture, da portare con i blazer dalle spalle segnate, i tacchi sono altissimi e l'attitudine in bilico tra provocazione e forza.